Ci sono alcuni boss in Cyberpunk 2077 che non è così facile da battere. Ecco uno sguardo a tutti loro, classificati dal più debole al più potente. Benvenuti in Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento preferito. Ricordatevi di iscrivervi al canale e supportarci con un bel like e qualche commento sotto i nostri video. Come ogni gioco di ruolo decente, Cyberpunk 2077 ha la sua sfilza di duri che spesso fanno dubitare i giocatori se hanno effettivamente costruito i loro personaggi correttamente o se hanno semplicemente scherzato con troppe missioni secondarie. Dal momento che è ambientato in un ambiente futuristico, ci sono molte opzioni per i boss e Cyberpunk 2077 li distingue in modo molto molto marcato. Alla numero 10 c'è Placide, il suo nome significa letteralmente pacifico mite, quindi non aspettarti che Placide sia un grosso ostacolo. È il secondo in comando dei Voodoo Boys e funge da capo se i giocatori decidono di massacrarli tutti dopo aver incontrato Alt Cunningham per la prima volta. Così com'è, non è esattamente un buon rappresentante dei Voodoo Boys. La community spesso considera Placide il boss più debole e il più facile da uccidere. La sua arma è un semplice fucile da caccia e i suoi impianti non sono troppo speciali. Questo considerando l'arroganza del tipetto che molte volte critica la nostra cibernetica o il nostro cyberware. Al numero 9, Woodman. Woodman in realtà sembra ancora meglio intimidatorio di Placide. Ma l'ambiente in cui lo combatti mette V in una posizione di svantaggio. Se i giocatori decidono di combattere Woodman già dal primo incontro, è meglio sperare che le proprie abilità di corpo a corpo siano decenti. Tutte le pistole di V non sono disponibili in un telecombattimento e in effetti l'unica arma che potremmo utilizzare sono i pugni. C'è in realtà una katana in giro nell'ufficio che si può prendere. E questo rende il combattimento molto molto più facile. I giocatori quindi non devono nemmeno preoccuparsi di fare casino, dato che Woodman è un bel pazzoide. Al numero 8, Sasquatch. Quindi, quale capo non è un pushover? Cominciamo con Sasquatch. È una montagna di carne e ha abbastanza stimolatori e steroidi nel suo corpo per qualificarsi come una farmacia ambulante. È un leader della fazione degli Animals, che è una banda di cyborg smascherati con troppi problemi di immagine corporea. Come i giocatori possono immaginarsi, Sasquatch si basa principalmente sul combattimento corpo a corpo e porta in giro un martello sorprendentemente più piccolo di lei. È lenta, ma abbastanza forte da essere una minaccia da vicino, ma chiunque usi le pistole avrà abbastanza vita facile contro di lei. Al numero 7, Royce. Royce è uno dei primi boss che i giocatori devono affrontare nel gioco ed è difficile perché fino a questo momento i giocatori non sono ancora ben equipaggiati. E in più ha anche tonnellate di scagnozzi. È il leader della banda dei Maelstrom e i giocatori possono scegliere di disinnescare la situazione evitando così una lotta contro Royce, ma comunque in seguito comunque dovranno affrontare un robot, mentre Royce usa, se lo si affronta, una tuta da mech simile per il combattimento a distanza. E i giocatori in questo caso sono praticamente anatre senza armi elettriche, cosa che dovrebbero servire per bloccare l'avversario. Un suggerimento in questo invece è potete utilizzare gli haki e bloccarlo lì sul punto e sparargli. Royce è di facile barra media intensità, non è un boss così difficile, ve la potete cavare senza troppi problemi. Al numero 6, Zarya Hughes. Zarya Hughes è un cyberpsicopatico, che è un boss opzionale che dimostra che molti dei boss secondari sono più forti dei boss della storia. Essendo la psicopatica che è, Zarya preferisce usare le mantide termiche e colmare rapidamente il divario in modo che i giocatori non possano reagire molto utilizzando il combattimento a distanza. Il solo danno bruciante è sufficiente per far sanguinare velocemente qualsiasi giocatore impreparato. Inoltre, Zarya ha anche un asse nella manica che interferisce con la visione dei giocatori. Uno dei modi migliori per affrontarla è dare un assaggio della sua stessa medicina con le tue lame da mantide, che non è in realtà esattamente un'arma disponibile, ma in realtà si può trovare anche gratuitamente in giro. Basta andare a vedere i miei video. Bene, metà classifica, Anna o Nox. Anna Nox è un altro cyberpsicopatico in agguato che ama le sue ame, le ame da mantide, come Zarya. La differenza è che
È più dura di Zarya e ha il vantaggio del cortile di casa, poiché il combattimento si svolge in un magazzino pieno di copertura per i combattimenti corpo a corpo. Anna usa anche la sua abilità di scatto più spesso per ridurre la distanza, assicurandosi che i giocatori non ricevano moltissimo riparo da quello che possono utilizzare. Una volta che si è avvicinati ai giocatori, può facilmente prosciugare la loro salute e mandarli in ritirata nel panico. Assicurati di avere in valigia un fucile per stordirla. Al numero 4, quindi prima della bellissima top 3, abbiamo Casey Coley, che è l'ultimo nella linea più difficile dei boss dei cyberpsicopatici. E a differenza degli altri due appassionati di lame demantide, Coley è più intelligente e preferisce sparare sui nemici. Quindi, oltre a portare in giro un bel pezzo enorme di pistola, è un pilota con una tuta da mech. La tuta lo rende immune o resistente alla maggior parte delle forme di attacchi tipici di Cyberpunk 2077, e i giocatori quindi saranno fortunati se riescono ad avere alcune granate MP o armi elettriche. A peggiorare le cose, l'arena è anche popolata da civili e l'intera lotta potrebbe facilmente trasformarsi in un conflitto con la legge. Quindi state attenti dove sparate, state attenti cosa fate, perché se non sparate lui e prendete qualche passante ingenuo di lì, arriva anche la polizia a rompere le scatole. Benissimo, nella top 3 iniziamo con Adam Smasher. Il gioco fa già dondolare Adam Smasher come una carota per i giocatori, fin dall'inizio. Sanno già che alla fine diventerà lui il boss da sconfiggere. Quando è stato il momento di combatterlo, tuttavia, la maggior parte dei giocatori non era davvero preparata per il cyborg che si è palesato davanti a noi. Innanzitutto, Adam disabilita la maggior parte dei cyberware dei giocatori. Ciò rende le build da Netrunner e altre build di hacker veramente, veramente difficili da utilizzare contro di lui. Nella migliore delle ipotesi, i giocatori si affretteranno a usare le loro pistole e le armi convenzionali. Inoltre, ha dei servi durante la boss fight che lo aiutano, giusto per finire in bellezza. Numero 2, Oda. È venuto fuori che c'era qualcuno più potente e difficile di Adam, come capo boss, diciamo, più forte di tutto Cyberpunk 2077. Oda funge da sostituto di Takemura, quindi il vostro compagno, ok, acquisito, ed è il capo della sicurezza dell'Arasaka. È molto più sinistro di lui e molto più brutale. Oda preferisce le lame della mantide come armi primarie. Si potrebbe pensare che sia più facile in questo caso, visto che usa le lame da mantide, ma la tecnologia Arasaka dalla sua parte, che gli fa schivare la maggior parte degli attacchi e dei proiettili. È veramente una bella rottura di scatole. Bisogna usare tutto il territorio disponibile dell'arena per evitare che lui ci arrivi in corpo a corpo, perché veramente bastano 3 colpi e noi siamo morti. Alla numero 1, ed è una posizione condivisa, perché è tutta la posizione condivisa, sono tutti i fighters corpo a corpo che noi troviamo nella missione Beat of the Breath Fighter. Per quanto imponenti possano essere i boss della storia, sono impalliditi rispetto ai contendenti del Beat of the Breath. Questi combattimenti richiedono che V si restringa a una build specifica, che è solo corpo a corpo e pugni. I più duri tra loro sono i gemelli, il rasoio e il rinoceronte. Pistole e persino armi da mischia avrebbero funzionato rapidamente, ma poi di nuovo non sarebbe giusto, giusto? Non sarebbe giusto utilizzarli. Quindi bisogna andare di corpo a corpo e se non si è decenti, si muore sempre. È veramente difficile combatterli, soprattutto quelli che ho menzionato, ma in realtà un po' tutti, e questi combattimenti sono praticamente i boss di Dark Souls in Cyberpunk 2077. Alcuni giocatori hanno persino dovuto abbassare la difficoltà solo per poterli vincere. Bene, con questo è tutto. Io spero di avervi fatto divertire. Fatemi sapere i vostri 10 boss più difficili che avete combattuto in Cyberpunk 2077 e se li avete combattuti soprattutto in modalità molto difficile come ho fatto io. Noi ci rivediamo con il prossimo video. GG a tutti quanti.